Il nuovo Renault Captur e la sua carta per l'accesso facilitato semplificheranno la tua vita. Con la carta per l'accesso facilitato in tasca basta avvicinarsi o allontanarsi dal veicolo per sbloccare o bloccare le porte, compreso lo sportellino del serbatoio del carburante. Con la carta in tasca è anche possibile bloccare il veicolo premendo il pulsante su una delle maniglie delle portiere anteriori. Su certi veicoli il bloccaggio è confermato dal piegamento automatico degli specchietti retrovisori. Il blocco è indicato dal lampeggio delle luci di emergenza seguito da un'illuminazione fissa per circa 4 secondi. Attenzione, se non lampeggia significa che una porta o il bagagliaio non sono completamente chiusi e che il blocco non è stato effettuato. Lo sblocco delle porte del veicolo è confermato dal lampeggio delle luci di emergenza e degli indicatori laterali. Dopo 3 giorni di non utilizzo del veicolo, lo sblocco tramite avvicinamento è disattivato. Premere il pulsante sulla maniglia della porta anteriore o sul vano bagagli o premere il telecomando per sbloccare il veicolo. Sarà possibile riattivare la modalità accesso facilitato dal menu Veicolo sul sistema multimediale. Dopo 8 giorni di non utilizzo del veicolo, lo sblocco può essere effettuato solo utilizzando il telecomando. Sarà quindi possibile riattivare la modalità accesso facilitato dal menu Veicolo sul sistema multimediale. Come un telecomando, questa carta consente di sbloccare o bloccare le porte premendo direttamente i pulsanti sulla scheda. È anche possibile bloccare e sbloccare separatamente il portellone del bagagliaio e l'interruttore per l'illuminazione esterna. In questo modo, premendo questo pulsante, è possibile localizzare il veicolo da lontano, in un parcheggio ad esempio, o di notte in un'area non illuminata. I fari anabbaglianti e l'illuminazione esterna si accendono per circa 20 secondi. In questo modo si può tornare al veicolo in tutta sicurezza. Per spegnere le luci, premere nuovamente lo stesso tasto. Se il nuovo Renault Captur è dotato di alzacristalli elettrici, è possibile chiudere automaticamente tutti i vetri del veicolo. Quando si bloccano le porte, si deve semplicemente premere questo pulsante 2 volte di seguito. Importante, se il veicolo è dotato di alzacristalli elettrici solo nella parte anteriore, saranno chiusi solo i vetri anteriori. In modalità accesso facilitato e con la carta in tasca, per chiudere tutti i vetri è possibile anche premere 2 volte in rapida successione il tasto di una delle maniglie delle portiere anteriori. Una volta dentro e con la carta ancora in tasca, premere il pedale del freno e poi questo pulsante per avviare il motore. Se la scheda è vicina a un dispositivo che funziona sulla stessa frequenza o se il veicolo si trova in una zona soggetta a forti interferenze elettromagnetiche, questo messaggio potrebbe apparire sul quadro della strumentazione. Posizionare la carta con il lato del pulsante rivolto verso il basso in questa zona. Quindi premere il pedale del freno o della frizione e premere il pulsante Start-Stop per avviare il motore. Il messaggio scompare. Per gli stessi motivi, evitare di posizionare la scheda vicino al telefono cellulare. Una volta avviato il motore e dopo aver aperto e chiuso una porta, se la carta non è più nell'abitacolo, ad esempio un passeggero ha lasciato il veicolo con la carta, questo messaggio viene visualizzato sul cruscotto. L'avviso scompare quando la carta viene nuovamente rilevata nell'abitacolo. Per arrestare il motore, premere nuovamente il pulsante Start-Stop. Come precauzione di sicurezza, se la carta non si trova più nell'abitacolo quando si tenta di fermare il motore, questo messaggio viene visualizzato sul quadro della strumentazione. Importante assicurarsi di essere in possesso della carta prima di effettuare questa lunga pressione, perché senza carta non sarà possibile riavviare. Quindi premere il pulsante Start-Stop per più di 2 secondi per spegnere il motore. La chiusura ad effetto globale blocca le porte e ne impedisce l'apertura tramite le maniglie interne. Se il nuovo Renault Captur è dotato di questa funzione, eseguire 2 rapide pressioni sul pulsante della carta per attivarla. Il blocco è indicato da 2 lampeggi lenti, quindi da 3 lampeggi rapidi delle luci di emergenza e dei ripetitori laterali. Infine, tenere presente che, se necessario, è possibile utilizzare la chiave incorporata nella carta Renault per accedere alla chiave e far scorrere il vano come riportato di seguito. Usando la chiave, rimuovere il coperchio sulla maniglia della portiera del conducente per accedere alla serratura. Buona guida con il nuovo Renault Captur!